Allora, faccio queste clip, cioè scusate se non sono molto professionale come location, perché sono in macchina, però volevo parlarvi di una cosa che mi sta, diciamo, altamente girando un pochettino. Allora, io parto già col presupposto che non voglio creare assolutamente nessun tipo di hype. Io non ho nulla contro la persona che sto andando a parlare. Sto parlando di CiccioGamer89. Allora, so che adesso molti di voi inizieranno a commentare: no, ma guarda che Ciccio la fa così, la pensa con la. Fermi tutti, perché vi devo parlare di questa cosa. Allora, sapete comunque da chi mi conosce del mio canale, che anche se siamo in pochetti, siamo in 30.000, ma vi volevo parlare di questa cosa. Sapete che io, diciamo, mi piace molto parlare delle altre persone. Quando c'è da dire un'opinione, io sono il primo che va a dirla. E va bene, fin qua voi mi direte: ok, ma perché hai iniziato a recare queste clip? C'è una. Su YouTube, partiamo dal presupposto. Allora, parto già col dire che questo non sarà, cioè non ci saranno tagli, quindi scusate se sbaglio a parlare, metto già le mani avanti perché non sto seguendo assolutamente un copione. È la cosa che mi sta venendo per la testa e volevo dar voce anche a quelle poche persone che vogliono parlare di questa questione. Spero che questo video vada ovunque. Ragazzi, praticamente io non voglio mettermi contro CiccioGamer89, ma quello che ha detto, che se mi ricordo vi lascio anche una clip qui sopra, dopo di quello che vi dico. Ha detto delle cose veramente sconcertanti che io non voglio assolutamente sentire, assolutamente. Purtroppo questo personaggio, questo individuo non è più lo stesso che era tempo fa. Tempo fa, ragazzi, noi eravamo abituati a un Ciccio Gamer che ci portava i gameplay, che ci portava tante risate, ci faceva stare in compagnia, era bellissimo. Ma dopo la sua, dopo il suo intervento, dopo quello che gli è successo, tutto questo, ragazzi, non ha assolutamente più senso, perché lui è diventato una persona, secondo me, molto come quelle persone che si approfittano delle situazioni. Lui in questo momento sta approfittando del fatto che lui, diciamo, è famoso. Cosa voglio dire con questo? A me ha dato molto, ma molto, molto fastidio le sue parole che ha detto. Io, ragazzi, sono qui in live, sono qui, vi faccio sempre live e voi non vi abbonate, voi non lasciate like, voi non donate, anche perché sono persone che donano. Ragazzi, a me queste cose fanno assolutamente imbestialire e dobbiamo dare voce a queste poche persone come noi, che non hanno i miliardi come a lui, ragazzi. Mettiamoci chiaro, noi che stiamo guardando i video, cioè quegli youtuber lì, ragazzi, fidatevi, perché io con dei pochi video che ho fatto, fidatevi che quelle persone i soldi li cagano. Quindi, ragazzi, sono pieni mazzeppi di soldi. Non vi sto dicendo cavolate, ragazzi. Certo, c'è chi ne guadagna di più, chi guadagna meno, ma Ciccio Gamer, ragazzi, ne guadagna tantissimi e ne ha guadagnati veramente tanti. Come vi ho detto, io non ho nulla, cioè non voglio fare hype, non voglio creare assolutamente queste cose, però voglio portare la mia voce, voglio dire la mia opinione, perché ho il diritto di dire anche la mia opinione. Sicuramente andrò contro tante persone, perché sono certamente sicuro. Sono sicuro che anche molti di voi mi darete supporto, sono veramente contento di tutto ciò. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, perché Ciccio Gamer, secondo me, ultimamente è nato fuori di testa, non è più lo stesso. Ragazzi, Ciccio Gamer, dobbiamo. Cioè, è brutto da dire, però delle persone che creano, anche se magari questo poteva essere solamente un hype, che secondo me può anche essere così, ma se veramente, ragazzi, pensa a queste cose, e quando una persona pensa a queste cose, un fondo di verità c'è, perché sennò la frecciatina, ragazzi, non la butterebbe. Fidatevi di me, ogni cosa, cioè, in ogni cosa c'è un fondo di verità. Lui ha parlato: sì, non faccio più sub, non faccio più assolutamente nulla. Certo, lui magari sta scherzando, è ironico. Però sotto, ragazzi, sotto sta dicendo un pizzichino di verità. Quindi, partiamo
parer mio, consiglio, seguite altre persone. Mi duole dirlo perché sono cresciuto con Ciccio Gamer. Io ho tanta stima di Ciccio Gamer. Ciccio Gamer stesso, se stai guardando questo video, ti prego, torna come eri una volta, perché eri fenomenale. Adesso, ragazzi, stiamo andando verso, secondo me, verso il declino. Verso il declino di Ciccio Gamer, purtroppo. Ho visto che tanti youtuber stanno riprendendo, come per esempio su Real Power, Stepney, anche con Minecraft, stanno, diciamo, riaccendendo l'amicizia che c'è con YouTube Italia, però per me Ciccio Gamer, ragazzi, è caduto talmente tanto in basso che non riesco più a guardare nessun video, perché lui non può permettersi di chiedere l'elemosina, perché chiede assolutamente l'elemosina alle persone. Cioè, a me questa cosa fa imbestialire. È come andare, fidatevi, è come andare da una persona che sta girando in centro di una qualsiasi città: dammi 3 euro, dammi i soldi, iscriviti e sabbati. Ma com'è possibile? Ragazzi, lui, cioè, lui non si deve obbligare nessuno a fare quelle cose. Invece lui l'ha buttata, cioè, paragonandosi anche a Blur, va bene, paragonati anche a Blur, ma ragazzi, si vede che non lo fa, cioè lo fa solamente per i soldi. Lo fa solamente per i soldi. È brutto da dire. È brutto da dire. Come vi ho detto, sono un grande stimatore di Ciccio. Ma non sono più... La mia visione di vederlo è diversa. Potrà... Fidatevi che dirà. Perché io lo so. Ciccio Gamer dirà: ragazzi, era solo perché era hype, stavo scherzando. In fondo di verità c'è. Pensateci bene. Siete arrivati fino a questo punto del video. Cioè, volevo anche... Adesso che sono un pochettino, la mente un pochettino più lucida, scusate se ho offeso il vostro youtuber preferito. Ho detto solamente la mia opinione. Non voglio creare assolutamente hype, non voglio fare assolutamente nulla. Ho detto solamente la mia, che per me certe cose sono giuste, certe cose sono un pochettino meno giuste. Io non metto in dubbio che Ciccio Gamer non sia bravo. Ciccio Gamer è veramente un bravo oratore, è veramente molto bravo a intrattenere il suo pubblico. Però in questo modo, farlo per i soldi, proprio per questo motivo qua, niente ragazzi, volevo già, sento già i commenti sotto questo video, volevo già mettere le mani avanti e dire scusate, non volevo offendere il vostro youtuber preferito. Ragazzi, purtroppo io sono la voce dei più piccoli, perché non ho, come potete vedere, il mio canale, non ho 1 milione di iscritti, anzi se ci arriviamo a 1 milione di iscritti sono veramente molto contento, sarei veramente entusiasta, quindi ragazzi iscrivetevi, lasciate tanti like e niente, questa è la mia opinione, fatemi sapere anche la vostra, perché vorrei sapere anche la vostra opinione. Di cosa ne pensate di questo personaggio, se per voi ho detto delle cose giuste, se per voi ho detto delle cose sbagliate. Voi ora direte: Matti Mito l'hai creato per fare hype e per fare iscritti. Ragazzi, a me non me ne frega assolutamente nulla di fare queste cose qui. Io ho detto, io voglio parlare con voi, io voglio io prendo la videocamera e parlo con voi di questa storia, perché volevo dirla, scusatemi ancora per la poca professionalità delle riprese. Noi ci becchiamo al prossimo video, ciao a tutti.